Arezzo Calcio Femminile purtroppo è stato eliminato dalla Coppa Toscana insieme al vicepresidente, una sconfitta che brucia un po' con la Vigorigna. In effetti ci è rimasta proprio di traverso questa sconfitta, ci bastava il pareggio per passare il turno. E dire queste cose un po' ci rammarica, però sul campo meritatamente la Vigorignano ha passato il turno. Le aspettative erano altre, forse questi ultimi mesi eravamo un po' più stanchi, le ragazze hanno dato tanto, forse hanno dato il 100% anche prima e non ce l'hanno fatta reggere fino in fondo. L'impegno c'è stato, io non devo dire di no. Forse abbiamo fatto qualche errore tattico, ma sono giovani, cioè è una cosa che si valuta male questa qui. Loro erano molto determinate e hanno trovato due gol fortunosi. E niente, col 2-1, ma siamo andati fuori. Comunque dai, rimane una stagione più che il campionato straordinariamente positivo. Assolutamente, il campionato forse si poteva fare qualcosa di più visto come sera, però diciamo siamo soddisfatti di tutta l'annata, anche juniors, giovanissime. Per ripartire in questi giorni abbiamo fatto qualche riunione, ora ne faremo qualcun'altra. C'è diversi punti fermi, quindi non è che ci sta da fare tanto, ci sarà da rafforzare solo la prima squadra, ecco. Poi pubblicità per i settori giovanili, ci sarà forse questa unione con l'US Arezzo e poi vediamo un po', ci sarà sistemare anche queste le cose. Perché poi questa unione potrebbe dare vantaggi anche per i campi, no? Per avere anche nei bandi. No? Bravo, anche questa dei campi, dei bandi che ci sono, ora non so di preciso che campi ci siano. Logico, noi siamo trovati bene con l'Orange così e vorremmo anche continuare una collaborazione con loro, però con l'Arezzo vediamo il progetto comune e come andrà a finire. Ecco.